trattato che ho letto è quello su Margaret Mazzantini, Venuto al mondo, dove fortunatamente ho trovato anche la versione originale. Come vedete c'è molta differenza, qui c'è stato più che un taglio a cuccia, un taglio a taglio. Devo dire che nel distillato vengono lo stesso portati dei passi molto importanti, però vengono un po' lasciati a parte delle impressioni importanti, secondo me importanti per il lettore, che invece qui ci sono e vengono rimarcate. Ad esempio, nelle prime pagine la protagonista va con il figlio a Sarajevo per fargli conoscere le origini del padre. Il figlio è in macchina con lei, ma non se ne parla. E quindi io mi sono chiesta, ma dov'è il bambino? Possibile che non è un bambino, è un ragazzo. Ma mi sono chiesta, ma possibile che non dice una parola, fa finta di niente? E quindi è un pochettino scarno, secondo me. Ma questo va bene, lo vedete anche voi, perché insomma un po' di diversità c'è. Come ripeto sempre, i distillati non sono delle sintesi o dei riassunti, perciò viene tagliato il libro originale. In questo caso io consiglio l'originale. Non so se Margaret Mazzantini è d'accordo con me, non credo che mi risponda al video, ma secondo me, avendo letto entrambi, la profondità delle parole della Mazzantini non possono essere tagliate. Qui parliamo di Sarajevo, una città travagliata, e di una donna che va alla ricerca dell'origine dell'uomo che ha amato con il frutto del loro amore. Perciò io credo che Margaret Mazzantini, Venuto al mondo, sia da onorare il libro originale e non il distillato. Lo chiedo a voi se avete mai letto il distillato, se lo leggereste. Nelle mie prossime letture ci sarà Wilmur Smith, Il Dio del Fiume. Non so come si pronuncia in realtà. Non so se riuscite a vederli bene perché sono ancora incartati. John Chrisman, Il Socio. Questi sono tutti distillati. Abbastanza grosso anche Il Socio. E quello che leggerò per primo, già da stasera, è Catherine Dunne, forse, La metà di niente, che è molto sottile. Tutti questi libri io li ho trovati in edicola. Secondo me diffondere la cultura è una buona cosa. Certo, può piacere oppure no il fatto che non c'è proprio tutto quello che l'autore vuole dirci. Ma non è detto che andare subito dritti al nocciolo, diciamo, del racconto non possa essere comunque una bella esperienza. Vi ringrazio, un bacio a tutti. Ciao!